come È dalla fine soluzioni di marzo insieme quando alla il presidente Solinas giunta sottolineò la grande insieme soddisfazione per il raggiungimento di una nuova decisiva tappa verso il traguardo che garantirà alla Sardegna il riconoscimento di diritti troppo a lungo ignorati e negati. La Camera aveva approvato la proposta di legge per l'inserimento del principio di insularità della Sardegna in Costituzione. E lunedì era atteso l'ultimo passaggio, quello delle firme per l'attuazione di una norma che potrebbe consentire ad ogni sardo di risparmiare circa 5.000 euro all'anno per spese di energia, trasporto e costi di produzione. Saltato il banco con le prime dimissioni di Draghi, inizialmente respinte da Mattarella, e in attesa del confronto del Premier con il Parlamento per la fiducia, gli atti sono ritornati nel cassetto dell'oblio in attesa di un nuovo governo. Sì, siamo arrivati all'ultimo metro più che all'ultimo miglio, mancava soltanto il passaggio in aula, già calendarizzato per lunedì 18. Per la Sardegna sarebbe un disastro, 5 anni di un lavoro enorme, 200.000 firme, centinaia di volontari, il coinvolgimento di tutta la società sarda e di tutta la politica sarda rischiano di essere vanificati. Andiamo al voto. La democrazia non va mai temuta, gli strumenti democratici non vanno mai temuti. Certo, ci sono delle occasioni che si potrebbero perdere. Il tema dell'insularità è un altro, quindi tutto slitterà a un domani che speriamo ci sia. Allora io mi auguro che la prima norma che entri in Parlamento per l'approvazione definitiva sia proprio quella della nostra insularità.